Acqua e sapone. Allora, ragazze, avete capito che ho fatto spesa da acqua e sapone. Sono andata giusto ieri sera nel diluvio universale che c'è stato qui a Termoli, tra l'altro. Io ogni volta che vado da acqua e sapone guardo sempre il volantino per insomma vedere se quello che mi piace, che sto per andare a comprare, è in offerta. Mi sono basata su questo volantino di questa settimana. È valido da mercoledì 6 a domenica 17 novembre 2013. Ho scovato delle cose interessanti, ma più che interessanti, c'erano proprio cose in offerta che volevo. Io desideravo questo qui, il Ciglia Finte Look Piuma di Maybelline, che è questo con la confezione prugna e i disegni così verde acqua. L'ho provato e lo sto indossando in questo momento, è molto valido. Fate conto che Clio gli ha dato come voto 9, che poi sarebbe il voto massimo perché lei ha detto che non mette, o ancora per il momento non ha mai messo 10 a nessun mascara, quindi. Ma poi comunque ne avevo sentito parlare bene in generale, mi aveva incuriosito e lo desideravo. Ha lo scovolino così molto grosso. E più ciotto al centro e più poi va a snellirsi ai lati. E poi lo scovolino ha questa particolarità che praticamente si piega. Beh, questa è una cosa che a me dà terribilmente fastidio, perché quando lo andate a mettere sulle ciglia è come se lo scovolino, cioè, si stesse rompendo, è troppo molle, insomma, e quindi l'ho trovato un po' scomodo, però a parte questo, comunque è un mascara abbastanza buono e soprattutto è super scontato. Veniva 15,90 euro e io l'ho pagato 7,90, quindi tutto sommato non male. Quando ho visto che era in offerta il Palmolive o Palmolive, che dir si voglia, questo qui al cocco, al latte di cocco, sono corsa a prenderlo, però era già terminato, questo era l'ultimo rimasto e quindi ne ho potuto prendere solo uno e poi l'altro l'ho scelto alla mandorla e al latte idratante. Questi vengono solamente 1 euro l'uno, a me mi piacciono tantissimo, mi piacciono un po' tutte le profumazioni e ce n'erano diverse, cioè al burro di karité, all'olio di oliva, poi alcune tipo in edizione limitata o comunque speciale, profumi particolari del Mediterraneo. Comunque, a me quelli così particolari e speziati non piacciono, mi piacciono questi qui dolci e quindi ho scelto quest'altro alla mandorla, ma se ci fossero stati altri di questi ne avrei fatto la scorta perché ha un profumo dolcissimo, buono. E poi anche lilla, cioè, non lo so, il bagnoschiuma perfetto. Sempre perché era in offerta, cioè non è che mi servisse proprio, però, boh, visto che era in offerta, prendiamolo. E ho preso il Glad, che profuma l'ambiente, il profumatore di ambiente Glad. E questo qui veniva, non mi ricordo, tipo 1,75 euro. Sì, 1,75 euro, che memoria. E io ho scelto questo qui, non potendoli provare, non sapevo quale prendere. Praticamente ce n'erano di tre tipi, questo che ho preso, che cioè sono sia per l'ambiente e sia per rinfrescare i tessuti d'arredo. E c'era questo qui violetto, c'era un altro celeste che era tipo ai fiocchi, al profumo dei fiocchi di cotone, una roba del genere. Poi ce n'erano altri due che erano praticamente per gli odori molto forti, eliminavano gli odori molto forti e poi ce n'era, e anche quelli appunto ce n'erano di due profumazioni diverse e poi ce n'era uno che era color lampone ed era in edizione limitata, era al gusto di cioccolato al cuore di lampone e detta così, cioè infatti lo stavo prendendo a occhi chiusi, poi ho fatto una cosa che non dovevo, e cioè
l'ho spruzzato e ho sentito il profumo che è dolciastro troppo e quindi diventa disgustoso. E quindi alla fine ho preso questo, che però, ahimè, l'ho provato e mia mamma piace perché dice che è un profumo fresco e dolce al punto giusto. In effetti sì, è carino, rinfresca l'ambiente, però a me ricorda un sacco quei deodoranti che mettono nei bagni dell'autogrill, quindi non lo so, vabbè, ormai l'ho comprato, quindi una cosa buonissima. Nel catalogo precedente avevo visto una candela Glade, mi pare, che era in offerta e mi era piaciuto molto la profumazione perché era mela e cannella. Io la desideravo solo alla cannella, infatti non vedo l'ora di poter acquistare una Yankee Candle profumo cannella. Però nel frattempo ho detto vabbè, non disdegno quelle che si trovano anche lì da quel sapone, tipo quelle Glade. Però vabbè, sono andata ieri, non era più in offerta. Ma a parte quello, ho avuto una brutta impressione nel packaging, cioè la candela era messa in un bicchiere alto, tutto nero, cupo, cioè mi sembrava una roba tipo da setta oscura e quindi cioè, non mi è piaciuto e l'ho lasciato, però ne ho vista un'altra che è cioè, di un profumo buonissimo, cioè più buono di quello che desideravo, che praticamente è questa qui, Glad Cashmere Woods. Lasciata qui nella confezione per farvela vedere. Cioè, no, allora, il profumo è il profumo più buono che io abbia mai sentito. Ora non so io come possa farvi capire. Però, cioè, vi posso dire che ha un profumo sensuale. Sì, è un profumo molto sensuale, non è troppo dolce, non stufa, cioè è proprio piacevolissimo. Allora, adesso lo apro con voi. Ecco, ed è in questo bicchiere, così che mi piace molto. Questo è di questo colore verde e ha tutte queste stelline di Natale. Ha sia le stelline in dorato che questi tipo fiocchi di neve bianchi e poi tutte le decorazioni sono sul dorato, molto carine e ho colto l'occasione al volo, ma io sto pensando di andarne a prendere almeno altre due, anche se non mi fa impazzire il colore, però il profumo è troppo buono e quindi cioè, ne voglio altre e questa l'ho pagata a 2,75 euro. E poi in ultimo un'anticipazione di una cosina che però poi ve ne parlerò per bene in un video a parte, che è lei, la palette, quella in edizione limitata della Pupa Princess. Vedete in questa confezione di rosa carne, dentro l'apriamo. Ed è fatta così, praticamente uguale alla confezione. È molto stretta, è molto elegante, ma molto semplice comunque. Poi si apre e dentro è fatta così. Ha tutti questi colori, se sono uno più bello dell'altro. Tre in particolare, cioè sono tutti molto luminosi, ma tre in particolare, cioè tipo il bianco, questo qui e questo, sono particolarmente shimmer, diciamo. E poi l'ultimo è un eyeliner in crema, infatti il doppio pennellino è da una parte fatto così per gli ombretti, invece da quest'altra parte abbiamo il tipico pennello per poter stendere l'eyeliner. E quindi anche molto comodo, utile e pratico, perché una volta che vi portate dietro questo, avete perfino l'eyeliner con voi.
Non vi preoccupate perché di questa palette ve ne parlerò in modo più specifico nel prossimo video, anche perché ho adocchiato delle altre cose della Pupa Princess, e cioè l'ombretto, quello della collezione Vamp, che però ce ne sono due in particolare per la Princess. E quindi pensavo di acquistarlo e niente, comunque sia se lo acquisterò o no, video specifico poi per la palette. Poi sicuramente anche un tutorial, però per il momento non la voglio toccare perché la voglio swatchare in anteprima con voi. Ebbene, questo è tutto quello che ho comprato ieri da quel sapone e non vedevo l'ora di farvi vedere tutto. Non mi resta che salutarvi. Ciao ragazze!